Cari amici, con la scorsa lezione abbiamo concluso definitivamente il corso di astronomia in pillole e il video che state ora vedendo non è una lezione ma è semplicemente il bilancio del corso che ho realizzato appunto nell'arco di questi 5 anni. Con questo bilancio voglio tirare un po' le conclusioni di questo corso, cioè capire quante persone effettivamente l'hanno seguito e quante persone soprattutto lo abbiano apprezzato, perché un conto è fare delle video lezioni e un conto che queste lezioni vengano seguite e soprattutto vengano apprezzate. Quindi vedremo in base anche ai commenti che ho ricevuto nell'arco di questi 5 anni di fare un po' il punto della situazione e vediamo quali sviluppi futuri ci possono essere in seguito appunto ai suggerimenti che ho ricevuto da tutti voi. Bene, però prima di parlare di numeri, quindi vedere quante persone hanno seguito il corso e come l'hanno giudicato, vorrei ritornare indietro nel tempo e quindi vorrei risalire all'anno in cui mi è venuto in mente di realizzare un corso di questo genere. Allora, dovete sapere che io ho lavorato per 41 anni presso l'Osservatorio Astronomico di Torino con la qualifica di ricercatore astronomo, effettuando appunto delle attività di ricerca nel campo dell'astrometria. L'astrometria è, come avevo già detto nelle lezioni, quella disciplina che si occupa di determinare la posizione, la distanza e il moto delle stelle, quindi ha poco a che fare con l'astrofisica, anche se ha dei legami. E di conseguenza, svolgendo questa attività di ricerca, ne è nato un corso universitario che tenevo presso la Facoltà di Fisica dell'Università di Torino per la laurea magistrale in Astrofisica e Fisica Cosmica dal titolo Fondamenti di Astronomia della Via Lattea. E chiaramente questo era un corso universitario che trattava esclusivamente di astrometria, però a livello universitario. Quindi la mia idea nel 2011 è stata quella di realizzare un corso parallelo da mettere su YouTube in maniera tale che tutti coloro che volessero sapere cos'è l'astrometria e quindi impratichirsi degli elementi essenziali dell'astronomia avessero appunto l'opportunità di farlo. Chiaramente questo corso mi ero proposto di tenerlo in maniera molto divulgativa, quindi utilizzando al minimo la matematica e la fisica, facendo capire più che altro i concetti che stavano alla base dell'astrometria. Però nel corso del tempo mi sono reso conto che queste lezioni, per semplici che potessero essere, erano ancora di una certa complessità, proprio perché alle volte dovevo fare riferimento a determinati fenomeni fisici oppure inserire determinate equazioni matematiche e quindi mi sono reso conto che parlare esclusivamente di astrometria non era così semplice come poteva apparire naturalmente. E di conseguenza poco per volta ho dovuto integrare queste lezioni con dei concetti di astrofisica, di fisica, di meccanica, insomma di tutte quelle discipline scientifiche che sono di corollario all'astrometria. E ragione per cui il corso si è dilatato notevolmente, sia come numero di lezioni ma anche come tempo per ogni singola lezione, perché le mie previsioni erano quelle di creare delle lezioni di astronomia chiamate appunto pillole di astronomia, proprio perché dovevano essere brevi. In realtà la durata media di queste lezioni si aggira su circa una ventina di minuti, quindi non sono proprio delle pillole, ma hanno appunto una durata abbastanza lunga. Il numero delle lezioni è stato anche elevato, in più qualcuno mi ha anche suggerito di inserire altri argomenti pertinenti con l'astrometria, come ad esempio lo studio degli oggetti del Sistema Solare, quindi anche qui, avendo aggiunto tutti gli oggetti del Sistema Solare, le lezioni si sono dilatate notevolmente. Per cui siamo arrivati alla fine con un numero di video abbastanza elevato che si è protratto per 5 anni.
Infatti qui ho riportato alcuni dati che ho ricavato dal mio canale su YouTube, in cui si vede che la prima lezione, in realtà la prima lezione era la lezione 0, che era una lezione introduttiva, però la lezione 1 è iniziata il 6 ottobre del 2011 e diciamo che in maniera più o meno sistematica si sono realizzate ben 274 lezioni della durata media di circa 20 minuti fino al 12 novembre del 2016, quindi fino a pochi giorni fa. Per cui la durata complessiva del corso, come potete vedere facilmente, è di circa 5 anni e un mese. Però questo è soltanto il dato oggettivo delle lezioni che ho tenuto. Però quante persone hanno visto queste lezioni? Ebbene, nell'arco appunto di 5 anni ci sono state 172.461 visualizzazioni, quindi vuol dire che ben 172.000 persone sono andate sul mio canale per vedere almeno temporaneamente, non completamente, un video o più video. Quindi questo vuol dire che in media si hanno circa 100 visualizzazioni al giorno. Chiaramente quelli che vengono sul mio canale guardano un video, magari lo guardano per pochi minuti, o altri che sono più interessati lo guardano completamente. Però non necessariamente queste persone sono magari intenzionate a seguire tutto il corso, mentre alcuni che hanno trovato il corso molto interessante, o quantomeno abbastanza interessante, si sono iscritti al mio canale in maniera tale che tutte le volte che io mettevo in onda, diciamo, un video, un messaggio veniva lanciato a tutti coloro che si erano iscritti al mio canale. Ebbene, in 5 anni ho registrato un numero di 601 persone che appunto si sono iscritte al mio canale. Chiaramente queste persone, anche altre che hanno seguito queste lezioni, in certe occasioni mi hanno scritto, mi hanno chiesto dei chiarimenti in merito a certi argomenti, oppure mi hanno fatto semplicemente dei complimenti. Ebbene, il numero di commenti che ho ricevuto in 5 anni sono 486, quindi praticamente sono 10 commenti al mese. E con una certa punta di orgoglio posso dire che di tutti questi 486 commenti non ce n'è uno solo negativo, cioè tutti quanti mi hanno detto che ho fatto un buon lavoro, che sono stato chiaro, e che insomma il corso per loro è stato veramente utile. Quindi è un motivo veramente di soddisfazione per me sapere che tutto questo sforzo che ho profuso in questo arco di tempo sia servito a qualcosa. Un altro riscontro per capire se questo corso abbia avuto successo o meno è dal numero di mi piace e non mi piace che compaiono su YouTube, perché una persona può anche esprimere un parere senza lasciare commenti e mettere semplicemente un mi piace oppure non mi piace, quindi è un modo di procedere molto comune adesso con i social, e quindi voi sapete meglio di me cosa significhi. Ebbene, in 5 anni ho ricevuto 1464 mi piace contro 19 di non mi piace, quindi vuol dire che una persona su 100 non ha gradito o non ha capito bene il contenuto delle mie lezioni. Per cui già queste indicazioni fanno capire che questo corso, bene o male, è servito a qualcosa ed è piaciuto a parecchie persone. Concluso questo bilancio sommario del corso di astronomia in pillole, vi ricordo gli argomenti che sono stati trattati. Questi argomenti, vi ripeto, li potete anche trovare specificati lezione per lezione nel famoso indice delle lezioni, in cui ho riportato i titoli del contenuto di ogni lezione. Qui semplicemente ho diviso il corso in certe parti per fare capire gli argomenti che sono stati trattati, e qui ho messo anche il numero delle lezioni indicative che ci fanno capire che cosa si è trattato nelle lezioni contenuto in ogni singolo punto.
Allora, il primo punto che ho trattato è la sfera celeste, i sistemi di coordinate astronomiche, la precessione, la nutazione, l'apologia, i differenti tipi di tempo, di giorno, di anno, i tipi di calendario. Ecco, tutte queste nozioni di astronomia di base sono state spiegate nelle lezioni che vanno dalla 1 alla 33. Un altro capitolo, se così lo possiamo chiamare, è stato dedicato alla relatività speciale generale e i tempi che sono associati a questa teoria relativistica. E qui abbiamo le lezioni che vanno dalla 34 alla 56. Poi abbiamo trattato i fenomeni che alterano le coordinate degli astri e sono le lezioni che vanno dalla 57 all'85, quindi la parallasse, il moto proprio, l'aberrazione astronomica, la rifrazione e così via. Quindi tutti i fenomeni che in qualche maniera ci fanno vedere le stelle spostate rispetto a uno scenario di stelle fisse. Il punto 4 sono le stelle e i vari tipi di binarie. E qui abbiamo trattato appunto le binarie ad eclisse, le binarie spettroscopiche e le binarie visuali. E qui le lezioni vanno dall'86 alla 134. Poi siamo passati a trattare le galassie in generale, in particolar modo la Via Lattea, cioè la nostra galassia. Inoltre abbiamo considerato le scale di distanze cosmiche e i conteggi stellari. Qui le lezioni vanno dalla 135 alla 177. Poi qui è stato, come vi ho detto, inserito a posteriori un altro capitolo che è il Sistema Solare. Quindi abbiamo preso in considerazione tutti gli oggetti del Sistema Solare, quindi a partire dal Sole fino all'estrema periferia del nostro Sistema Solare, quindi considerare le nubi di Oort che si trovano nella parte più esterna del nostro Sistema Solare. E qui le lezioni vanno dalla 178 alla 260. Per ultimo ho parlato della cinematica della rotazione galattica, quindi abbiamo preso in considerazione i moti radiali, i moti trasversali delle stelle che sono presenti nella nostra galassia. E qui le lezioni vanno dalla 261 alla 273esima, perché qui vedete la 274 perché comprende anche la lezione 0 che era la lezione introduttiva al corso. Ecco, detto questo uno potrebbe pensare, ma allora tutta la questione finisce qui, e invece no, perché mi è stato richiesto da più persone di poter trattare anche altri argomenti sempre pertinenti a questo corso, però diciamo degli argomenti che possono aiutare maggiormente a comprendere le lezioni di questo corso. E quindi ho pensato di realizzare con la prossima lezione, con le prossime lezioni, un corso che si chiamerà in maniera analoga a questo, che era il corso di astronomia in pillola, Basi per astronomia in pillole, con la dicitura underscore 1, 2, 3, 4 a seconda del numero della lezione che tratterò. Che cosa dirò in queste nuove lezioni? Ecco, in queste nuove lezioni tratterò degli elementi basilari di matematica e di fisica propedeutici al corso precedente. Quindi, in buona sostanza, se nelle lezioni che avete visto, o quantomeno questo discorso è rivolto in particolar modo a coloro che vedono per la prima volta le mie lezioni, quindi il consiglio sarebbe quello di seguire prima questo corso basilare, perché in questo corso io prenderò in considerazione gli elementi basilari di matematica e di fisica, per cui se una persona non ha delle grosse competenze di matematiche e fisiche, con questo corso propedeutico riesce ad avere almeno le basi per poter poi affrontare il corso canonico di astronomia in pillole. E quindi questi sono gli elementi basilari, ma in maniera molto molto sintetica. Non intendo con queste lezioni fare un corso apposito di matematica o di fisica, ma darò soltanto degli elementi pratici, anche con degli esempi concreti, per poterci avvicinare alle lezioni del corso di astronomia in pillole. Le cose diventeranno un po' più dettagliate ed elaborate
con il capitolo 2, il capitolo 3, il capitolo 4, perché nel capitolo 2 tratterò di nozioni di trigonometria sferica, perché come avrete capito e come capirete se seguite tutte le lezioni, l'astronomia di posizione o astrometria si basa essenzialmente sulla trigonometria sferica, quindi si devono vedere gli oggetti celesti proiettati su questa ipotetica sfera celeste e di conseguenza occorre della matematica apposita, quindi appunto la trigonometria sferica, che ci permette di fare i calcoli e quindi risolvere determinate situazioni sulla volta celeste. Per cui ci sarà un capitolo abbastanza approfondito di trigonometria sferica che solitamente non viene fatta né ai licei e tantomeno nelle università, perché è un argomento specifico per l'astronomia. Inoltre tratterò anche diffusamente della statistica che viene usata in astronomia, perché molti lavori, molte ricerche che vengono fatte in astronomia si basano appunto su delle questioni statistiche, quindi si devono effettuare tante misure, quindi vedere qual è il valore più attendibile di una determinata misura. Ecco perché si fanno tante misure, tante osservazioni, e queste osservazioni vengono influenzate da tanti fattori. Quindi vedremo anche la parte statistica che viene usata in astronomia. E per ultimo, almeno secondo quanto mi è venuto in mente a questo momento, è di dedicare un altro capitolo all'ottica astronomica, perché come sapete gli astronomi per osservare il firmamento utilizzano dei telescopi e quindi utilizzano delle ottiche, per cui una buona conoscenza dell'ottica geometrica e fisica non è male. E questo servirà a capire meglio il contenuto di alcune lezioni che trattavano appunto di osservazioni effettuate con telescopi. Bene, a questo punto io avrei chiuso il discorso e esorterei caldamente tutte le persone che vedono le mie lezioni per la prima volta di seguire questo corso che si chiama Basi per astronomia in pillole, con il numero 1, 2, 3 in maniera sequenziale a seconda del tipo di lezione che ho immesso su YouTube, proprio perché queste sono le basi fondamentali che ci permettono poi di seguire questo corso di astronomia in pillole. Chiaramente tutte le persone che hanno già seguito queste 274 lezioni, se vogliono e se non hanno capito magari determinate lezioni, possono andare a vedersi le lezioni che sono contenute nel corso chiamato Basi per astronomia in pillole. Quindi ai nuovi consiglio vivamente di iniziare con le basi per astronomia in pillole. Per quelli che hanno già visto le mie lezioni o le hanno viste tutte o in parte, consiglio di dare un'occhiata anche a queste basi per l'astronomia in pillole, perché queste dovrebbero essere un qualcosa in più che ci può fare capire meglio il contenuto degli argomenti che sono stati trattati in questo corso. Quindi continuate a seguire queste lezioni e vi rimando sempre all'indice delle lezioni, che conterrà non solo l'indice del corso di astronomia in pillole, ma anche le basi per astronomia in pillole, che verrà continuamente aggiornato man mano che metterò questi nuovi video su YouTube. Quindi arrivederci, grazie di tutto e ci vediamo con le prossime lezioni.